Giunti all'undicesima puntata, nonché la penultima, del programma Amori e Obiettivi, la prima stagione che sta per concludersi. Oggi conosceremo le ultime tre coppie che si terranno battaglia per essere premiati insieme alle precedenti. Oggi tre coppie un po' particolari, specialmente una dove abbiamo l'amico a quattro zampe che la fa da padrona e diventa l'elemento fondamentale dello shooting. A questo punto andiamole a conoscere, ci vediamo dopo! Il primo, pensaci in tempo per i tuoi capelli. Il secondo, scegli la persona che ti può assistere nel giorno più importante della tua vita. Tre, assicurati che tutto sia organizzato per quanto riguarda colore, riflesso e tutto quello che c'è bisogno per ravvivare, lucidare i capelli di quel giorno. Sicuramente scegliere un luogo adeguato dove curare la propria immagine, quindi per noi immagine intendiamo sia barba che capelli. Quello poi deve essere anche abbinato sicuramente a un vestito adeguato e quindi da lì possiamo andare a consigliare il giusto look in base anche al vestito. E l'altro consiglio è venire magari 3-4 mesi prima di fare il taglio alla barba, quindi non ridursi alla settimana prima per fare il taglio alla barba, così si può scegliere il giusto look per la sua morfologia del viso. In questo momento noi nel nostro team, cioè studiando un po' le acconciature, oltretutto abbiamo fatto anche delle sfilate un po' in giro per l'Italia, ci siamo ispirati a delle acconciature molto morbide, molto naturali, cioè per noi è, la parola d'ordine è naturalezza. E poi abbiamo creato una collezione ispirata a delle dee, quindi ognuna ha un suo stile, ognuna ha dei movimenti, un semi raccolto, quindi abbiamo un'idea di acconciature adatte a ogni sposo. Sicuramente vediamo frange, capelli un po' più lunghi, capelli un po' più destrutturati, quindi cerchiamo di fare dei look un po' più naturali, un po' meno, tra virgolette, impomatati, ok? Però sicuramente per quel giorno speciale ci potrebbe stare, in base anche al vestito, in base al tipo di persona, un look un po' più sistemato, quindi un po' una riga, un po' uno stile anche un po' anni 30. La cosa più bella che io riesco ad avere quando ho finito di pettinare una sposa, ho finito di lavorare, cioè preparare questa sposa per mesi, perché poi noi la seguiamo per tanto tempo, arrivare il giorno del matrimonio, andare a caso in hotel dove sia e vedere nel finale gli occhi che brillano della sposa. Quello per me è la cosa più bella e più emozionante che possa avere. E ogni volta è sempre diverso.
ormai accurata storica dell'arte, è l'amore della mia vita. È prima di tutto il mio migliore amico, la persona che più mi sopporta, che mi accompagna ovunque vado, tutti i viaggi, gli studi, senza di lui penso che sarei persa. È molto solare, molto dinamica, è piena di vita, è una persona fantastica. Ci siamo conosciuti a mare. È stata l'estate del 2010, eravamo in spiaggia a Mazzeo, che è la zona balneare di Taormina. Nonostante avessimo tanti amici comuni, non ci siamo mai conosciuti direttamente. C'è stata un palio messo una birra per baciarci. E da lì è iniziato subito qualcosa. Che si è sviluppato in qualcosa di molto più grande. È stata lei, sì. Assolutamente io. Lui è timidissimo. Io invece no, se voglio qualcosa vado e me la prendo. Si è messa d'impegno, io ho dato modo di interessarmi. Il suo essere una persona così premurosa, molto attento. Di sicuro la sua solarità, è molto vivace, molto giocosa. E soprattutto molto intelligente, nonostante a primo impatto non si direbbe, perché lo vedi proprio chiuso, timido, invece è una persona ricca di risorse. Un cervello fuori dal comune, riusciamo sempre ad avere confronti su qualsiasi argomento, in maniera sana, produttiva. Non proprio, qualche storiella sporadica, ma niente di serio. Lei è stata quella che mi ha fatto girare la testa. Sì, ma una volta conosciuto lui le ho praticamente dimenticate tutte. Nessuno è al suo livello. L'ha fatta il 4 luglio del 2018. Con una proposta molto, direi, dolce e romantica. Nonostante avessimo già deciso di fare questo passo insieme, ho detto finché non c'è una proposta ufficiale non facciamo nulla. L'ho portata al giardino pubblico di Taormina. Ci siamo fatti una passeggiata, anche perché era stato restaurato da poco e comunque è stato uno dei luoghi della mia infanzia. Fra una cosa e l'altra mi ci sono inginocchiato. Non mi ricordo però esattamente cosa mi abbia chiesto, non lo ricordiamo né io né lui, però ho detto subito sì. E l'importante è quello. Abbiamo deciso di sposarci in chiesa perché ci piace l'atmosfera, ci piace la tradizione e abbiamo scelto una chiesa alla quale io personalmente sono molto legata perché i miei studi di storia dell'arte partono da lì. Che è la stessa, una delle chiese dove io andavo da bambino. Quindi era scontato scegliere quella chiesa. Ah, mistero, là ci penseranno le mie testimoni, nonché la mia migliore amica e mia sorella e le mie amiche, ho dato loro libera scelta. Mi è stato detto che è un top secret, io non ne so niente, quindi non so che dire. Non so cosa aspettarmi e non so soprattutto come ne uscirò vivo. Ma conoscono i miei gusti, quindi sanno che non mi piace andare a ballare fuori, magari faremo qualcosa di più intimo tra di noi, ci divertiremo, spero. L'idea? Tour on the road in Spagna. Fare 2 settimane, una prima settimana nella zona di Madrid e l'altra vedendo sia Barcellona che l'Andalusia e i maggiori luoghi di interesse storico della penisola iberica, della quale sono appassionatissima. Allora, le mie testimoni sono la mia migliore amica, ci conosciamo da quando avevamo la bellezza di 4 anni e siamo state sempre molto legate. Un testimone sarà mio fratello, io sono stato suo testimone e mi sembrava anche doveroso ricambiare e poi comunque ho un bel rapporto con lui. E l'altra testimone è mia sorella maggiore, che credo sia una delle persone di cui possa fidarmi di più nella vita, quindi è stato scontato scegliere lei. L'altro testimone sarà effettivamente il nome stesso del testimone, quello che testimonia tutto l'amore che c'è, che è il mio migliore amico, che è stato anche lui una persona che ha spinto per questa relazione e che quindi è più che giusto che sia da testimone. La notte prima del matrimonio penso di sì. Assolutamente sì, ognuno a casa sua, io ho bisogno del mio letto. Già mi sa che dovremmo dire al parroco di preparare tutti i fazzolettini perché siamo molto emotivi in famiglia, quindi ci saranno i lacrimoni. Spero di prenderla bene, non so
cosa, che, quali turbini di emozioni riuscirà a provare nel momento in cui lei entra nella navata? Emozionatissima sicuramente e nervosissima, sono una maniaca del controllo, il pensiero di non poter controllare tutto sarà tremendo. Assolutamente sì. Assolutamente sì, se no non l'avrei mai fatto. Più che pensare speriamo, dai, che comunque non so cosa aspettarmi, perché l'amore che c'è nella nostra coppia è davvero palpabile. Siamo noi stessi e vediamo se sì, la gente lo vede che siamo noi stessi. È un'esperienza nuova. Il fioraio. Sì, il fioraio e magari la macchina. Il fioraio soprattutto perché abbiamo dei gusti ben precisi e speriamo di trovare qualcuno che arrivi magicamente e risolvi i nostri problemi. Futura sposa è Desiree, è a 26 anni, lavora, una ditta in famiglia. Lui è di Zafferana, ha 27 anni, un anno più grande di me. Si prende cura di me dal primo momento in cui ci siamo conosciuti. Mi adora, perché è impossibile non adorarmi. Ci siamo conosciuti tre banchi di scuola. Nelle superiori, andavamo nella stessa classe. E da quel momento diciamo che non ci siamo più lasciati. Dal primo momento mi è stata molto simpatica. Lui si è sempre preso cura di me dal primo giorno e non mi ha mai fatto mancare niente. Poi mi piacciono tantissimo le sue mani e il suo modo di farmi sentire, diciamo, l'unica. Nessuna. Di importante solo lei. Perché appunto ci siamo conosciuti al primo superiore, che io avevo 15 anni e lui 16 anni, quindi è stata la mia prima storia importante e l'unica in assoluto. No, no, chiesa. È in chiesa, la chiesa di Zafferana Etnea. Ci siamo subito innamorati di quella chiesa, quindi abbiamo scelto quella, fortunatamente l'abbiamo trovata libera. L'anno scorso in crociera lui mi ha fatto questa proposta. Durante il suo compleanno abbiamo fatto un brindisi e gli ho fatto trovare dentro il bicchiere dello spumante l'anello. Sinceramente non me l'aspettavo in quel momento così all'improvviso, quindi è stato un bellissimo regalo di compleanno. Bora Bora. Maldive o Bora Bora? Noi in 10 anni abbiamo viaggiato tantissimo e Bora Bora è l'unico posto che ci manca, diciamo, tra quelli che sogniamo. Ma sinceramente sai che ancora non ci ho pensato? Sicuramente con le amiche mie. Niente, trascorrerò una serata con gli amici, niente di particolare. Deciderò di farlo organizzare alla mia testimone di nozze, quindi quello che vorrà fare sarà liberissima di... avrà carta bianca. Credo saranno due, mia sorella, che siamo molto legati, abbiamo un bel rapporto. Ovviamente questa è la migliore amica mia che sarà la mia testimone e ci conosciamo praticamente da quando eravamo due bambine, avevamo 2 anni. Tuttora siamo legatissime e non mi viene nessun'altra persona più adatta di lei per questo ruolo. È un mio stretto amico, fin da piccoli siamo cresciuti insieme e ho scelto loro. È mio fratello, è un po' rompi però... e sarà lui. Sì. Questo sì, sicuramente. Come da tradizione, sì. Sì, molto. Sì, subito io.
sicuramente appena scenderò dalla macchina immediatamente. Sì. Sicurissimo. No, sinceramente non siamo venuti con questo obiettivo di vincere. Ci piace, ci è piaciuta la nuova, questa originalità, anche perché è la prima volta che facciamo cose così. E subito infatti le abbiamo detto di sì. Ma non siamo venuti con quell'obiettivo di vincere. Beh, se vinciamo, bene. Tutte cose dovremmo fare, quindi l'uno vale l'altro. Qualcosa in particolare? Ma ovviamente io già a prescindere sicuramente andrò a scegliere il vestito ben venga se vincerò quello. Sono Enrico Catalano, ho 44 anni. Mi chiamo Alessandra Rocca e sono qui con lo futuro sposo. Chi sono? Un bravo ragazzo? Ci siamo conosciuti in chat, beata tecnologia. Ci siamo conosciuti a Catania, centro storico, una sera di novembre di 12 anni fa. Passo, credo io. Lui. La semplicità. Sì, per me la semplicità è tutto, quindi. Inizialmente sicuramente i suoi occhi. Occhi profondi, grandi, meravigliosi. Poi la sua dolcezza. Prima di lei. Oh. Ma non molte, una forse. Una. La prima e unica proposta l'ho fatta io e è andata bene. La proposta è stata fatta in un posto per me bellissimo, perché sono fatta da Sisi. E com'è andata? È un'emozione a mille. In chiesa, perché siamo molto molto religiosi. Perché è il nostro sogno. E quindi ci teniamo. Non ci ho pensato veramente, ma se dovessi pensarci, una festa tra amiche a casa. Non ci ho pensato, credo che ne parlerò con i miei amici e colleghi. Ma stiamo valutando paesi scandinavi? Italia. I miei testimoni saranno mio fratello e mia cognata, perché non loro. Saranno i miei fratelli, non penso che ci sia bisogno di spiegare il motivo. Certo. Sì. Io devo commuovermi, mi voglio commuovere. Emozionato non lo so, non credo. Commosso sì, probabile. Molto probabile. Sicurissimo. Sicurissima. Thank you.
pensiamo di vincere. In realtà no, non sono sicuro che vinceremo, ma non importa. Vincere ci mancherebbe, no? Ci piacerebbe, ma non, se non succede non fa nulla. Il viaggio. Un viaggio, sì, viaggio. Abbiamo conosciuto le ultime tre coppie di Amori Obiettivi, con loro si conclude e la prossima vediamo un po' i premiati. Oggi abbiamo conosciuto Graziano ed Elisa. Lei molto determinata, si definisce amante del controllo, lui molto timido e riservato. È lei che fa il primo passo, ma lui da romanticone si inginocchia nel parco di Taormina e gli fa la proposta di matrimonio. Giuseppe e Desiree, un amore storico nato tra i banchi di scuola e destinato a durare nel tempo. Anche lui molto riservato e timido, lei un po' più estroversa, più sbarazzina. Enrico ed Alessandra, un amore moderno, un amore che nasce dalla chat, ma nella loro vita è parte integrante e importante l'amico a quattro zampe, che come avete visto negli shooting ha fatto la differenza e si è posto come un vero modello. A questo punto che dirvi, la prossima, la dodicesima, l'ultima, si conosceranno i premiati. Ciao e alla prossima!